Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi vi presentiamo la Lapierre Xelius SL di Steve Morabito, una bici con una geometria insolita che la rende subito riconoscibile. Vi daremo tutti i dettagli e il peso, ma prima, se non l'avete ancora fatto, cliccate sul logo di GCN Italia per iscrivervi e attivate la campanellina per le notifiche. Per prima cosa partiamo dal telaio e dalla caratteristica che balza subito all'occhio. I foderi posteriori non si inseriscono sul tubo piantone come per la maggior parte delle bici, ma si prolungano fino al tubo orizzontale senza sfiorare neppure il piantone, che in questo modo è ancorato solo al movimento centrale e al tubo orizzontale. Passando alla verniciatura, il nero opaco cattura tutta la luce e mette ancora più in risalto i dettagli bianchi e le bandiere tricolori francesi. La Groupama FDG è largamente sponsorizzata da Shimano, che oltre a fornire i gruppi e le ruote, mette a disposizione anche tutta la componentistica. Il marchio Pro, infatti, è di proprietà della casa nipponica. Partiamo quindi dal manubrio, un Pro Vibe con profilo aerodinamico largo 42 cm, attaccato ad una pipa sempre Pro da 125 mm, lunghezza insolita. Il supporto GPS è prodotto da K-Edge, ma è personalizzato Pro e anche il nastro manubrio non lascia dubbi sul brand. Da notare le leve di cambiata per la presa bassa, utili quando si vuole cambiare nei momenti più critici perché permette di tenere tutte e cinque le dita sul manubrio. Come abbiamo detto, le ruote sono Shimano modello Durace C60, quindi con profilo da 60 mm e sono montati tubolari Continental Pro LTD da 25 mm, molto comuni tra i professionisti. La scritta in pennarello bianco sono le iniziali di Steve Morabito e serve per i meccanici per accoppiare facilmente le ruote e telai una volta smontate le bici. Il gruppo è tutto Shimano Durace D2 con guarnitura completa di misuratore di potenza e pedivella da 175 mm. I rapporti scelti da Morabito sono 53-39 all'anteriore e 11-30 al posteriore. Il reggisella è sempre Pro con un leggero offset e il collarino che è mascherato perfettamente nel telaio e coperto da un cappuccio protettivo in gomma. La sella è una Prologo Nagò Evo con scarico centrale e tecnologia CPC che aumenta la frizione tra sella e pantaloncino evitando scivolamenti. I freni sono tradizionali e c'è da notare che all'anteriore sono direct mount, quindi con doppio perno di montaggio, mentre al posteriore sono a singolo perno di montaggio, vista la minore necessità di forza frenante. Passiamo alle misure. Steve è alto 1,84 m e ha scelto una taglia M. Mi raccomando, non imitatelo a meno che non siate super flessibili. Il dislivello sella manubrio infatti è di 12 cm, l'altezza sella è di 79 cm e la distanza tra punta sella e manubrio è di 58 cm. Infine il peso. Questa è la Pierre Xelius SL, firma l'ago della bilancia a 7,16 kg. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, nella descrizione potete trovare tutte le informazioni. Mettete un like e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. E mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi contenuti. Ciao, alla prossima puntata!